radio che c'è in diretta. Radio Stella Città, in FM e web. L'angolo dell'esperto, programma ideato e condotto da Silvia Tamagnini. L'angolo dell'esperto, ogni lunedì con l'avvocato Paolo Tagliaferri. Già, eccoci qui, è il primo appuntamento della settimana con l'avvocato Paolo Tagliaferri, che è qui a fianco a me. Buongiorno. Buongiorno a tutti. È appena reduce da una bellissima avventura, è stato premiato a Perugia perché hai vinto un concorso letterario, sì, giusto? Sì. E il concorso si chiama Giallo Birra 2013, come abbiamo detto nel corso delle altre, sì, trasmissioni. E sono stato premiato ieri alle ore 17 presso l'Ostello Spagnoli, che è una struttura, diciamo, alberghiera alle porte di Perugia, anzi alle porte, quasi al centro di Perugia. Una bellissima soddisfazione. Bella, sì, bella, bella. Sono quei premi piccoli che però in questa fase della carriera, diciamo tra virgolette, aiutano molto. Aiutano. Certo, certo. E prossimamente, non vi preoccupate, la presentazione avverrà sia a Santa Marinella e poi a seguire anche a Civitavecchia, giusto? Sì, stiamo organizzando un piccolo reading sia a Santa Marinella che a Civitavecchia. Sarà letto il racconto. Poi diciamo che il racconto dovrebbe essere pubblicato dalla casa editrice Midgard, che sta... il cui presidente era tra i membri della giuria, e mi ha detto che non subito, forse fra qualche anno, sarà pubblicato questo volume con una raccolta dei migliori racconti. Bellissimo, bellissimo, complimenti. Grazie. Ma torniamo a noi, è il momento dell'avvocato. Sì. Per oggi dai, fai un appuntamento diverso, differente dal solito. Forse è leggero e simpatico, sì, che mischia un pochino la legge con il gossip, possiamo, sì, dirlo? Sì, assolutamente. Come avevamo concordato e come già pronunciato ai nostri ascoltatori, faremo una serie di trasmissioni serie, sì, molto sul diritto, e altre un po' più leggere, dove il diritto viene accostato a materie di interesse attuale e perché no anche un po' di gossip, certo. Dai, questo è un po' gossip, sì, perché grazie a te ho scoperto che molti attori famosi che magari neanche si immaginava sono stati arrestati, vero? Sì, sì, sì. Poi chi per una cosa, chi per un'altra, chi per una cosa un po' più grave, chi meno. Sì. Però in linea generale, non dico tutti, ma molti sono stati colti in flagrante o presi dalle forze, sotto custodia delle forze dell'ordine. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi qui adesso portiamo un esempio solo, sì, magari di attori d'oltreoceano, quindi inglesi e americani, però sì, molti, molti. Molti, vogliamo iniziare subito a dirne qualcuno? Allora guarda, io ho portato sia una cosa che ho ricercato su internet, ovviamente, perché è uno strumento importante. Ormai, certo, tutti andiamo a pescare lì. Però avevo anche un libro che avevamo visto l'altra volta, che si chiama Accusare, di Giacomo Papi, ISBN Edizioni. Ed è un libro interessante perché mette una serie di foto segnaletiche di tutti i personaggi famosi, sia rockstar che attori hollywoodiani. Allora, iniziamo dai più... Dai più famosi più... o meno famosi? Da allora, che vuoi iniziare? Ma iniziamo, non so, il livello, ecco, di conoscenza di statore, comunque abbastanza conosciuto, Robert Downey Jr. Accipicchia! È molto molto conosciuto. Diciamo di sì, eh? Sì. E lui, vabbè, lo ricorderemo, insomma, sia nei due film di Sherlock Holmes, sia in Iron Man 1, 2 e 3. Perfetto. Grande attore, ma ahimè anche con un bel passato movimentato. Un bel passato, quindi. Un bel passatone. Io vi leggo, ho cercato di segnarmeli bene. Allora, nel 1996 è il primo arresto per possesso di eroina, cocaina e di una calibro 357. Scarica, però. Scarica. Ah, vabbè. Scarica. Vabbè. Non era carica, però non c'erano le pallottole. Non c'erano le pallottole. Viene condannata a 3 anni con la condizionale e test periodici, che però qui l'autore dice che normalmente tende a saltare. Quindi un po' birboncello, Robert Downey Jr., un po' birboncello. Eh già, fortissimo. Quindi avete scoperto che l'attore di Sherlock, sì, Holmes, sì, perché è l'ultimo, insomma, che ha fatto, sì, 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 il più recente, e ha queste caratteristiche. Wow. Sì, sì, poi non si è fermato, nel senso che nel 97 si prese 4 mesi di prigione, nel 99 un anno, esce nel 2000,
e a dicembre un altro arresto per cocaina e Valium. Mazza! Sì, sì. Nell'aprile del 2001, dopo un ennesimo arresto, i produttori della sitcom Ally McBeal, con cui Downey ha vinto un Golden Globe, lo cancellano dalla serie. No, guarda, la contraddizione, la domanda che io mi faccio ricollegandomi a lui è: Kate Moss, bellissima, perché non la metto in dubbio, ha un volto particolare e tutto, però pure lei ne ha fatte grosse, eppure continua a essere la testimonial di marchi importanti. Vabbè, questi sono i casi della vita, sono i cattivi esempi. I belli e maledetti, no? Sì, però sono i cattivi esempi, perché dici più sei maledetto e più farai fortuna in vita. E invece non è così, non dovrebbe essere così. Non dovrebbe essere così, però nel mondo dello spettacolo può accadere, insomma, che forse, dico, io non voglio giustificarli, ma insomma, vivono dei ritmi stressanti, hanno, penso, anche dei problemi a volte di personalità, perché tu ti immagini essere, che ne so, un giorno Sherlock Holmes, un giorno Richard Stark di Iron Man o Charlie Chaplin, perché poi fece anche quello, sì. Robert Downey Jr. Beh, è difficilissimo, no? Ti crei dei problemi enormi nella tua personalità, forse, io non voglio giustificarli. E poi in quel bel mondo di Hollywood, donnine, sostanze varie, alcol, feste, no? Guarda, sentite la risata, dico, ma avete perso la faccia della serie. non male. Sostanze no, ma il resto niente male, ecco, niente male. I festini e così via. Beh, niente male. Vabbè, quindi il nostro Downey Junior ne ha combinate, eh? Sì, poi si è, so, adesso in questo libro non c'è scritto, ma so che poi lui si è disintossicato alla grande, tant'è che ne è uscito con questi film ultimi dove ha fatto il suo meritato successo, perché Robert Downey Junior ha un viso eccezionale, è simpatico. Io ho avuto modo anche di vedere i film non doppiati. E ho delle battute fulminanti. È veramente un personaggio. E mi sta veramente molto simpatico. E il fatto che nella vita è caduto e poi si è ripreso me lo fa essere ancora più simpatico. Eh certo, te lo fa apprezzare, sì, 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 di più. Vai, vediamo qualcun altro. Tira fuori qualche altra chicca. Qualche chicchina. Qualcuno di importante. Beh, Kate Moss l'ho tirata fuori. Kate Moss io non l'hai so tirata se fuori Celli. Tu. No, qui non c'era, non però c'è. Lo conoscevo. Beh, ci sono due personaggi, non so se qualcuno li conosce. Uno, un tale Elvis Presley, per esempio. Non so se è conosciuto. Ma chi lo sa? Lui, per esempio, qui ci dice che era una persona molto fissata per le armi, sì, e per i badge. Cioè lui collezionava una sorta di badge dello sceriffo, della contea di non so dove, dell'FBI. Era ossessionato dai badge delle forze dell'ordine, delle forze di polizia e dei corpi dell'esercito. E quindi era un appassionato, non solo, ma anche di armi e di psicofarmaci. Capito? Quindi stava bene. Aspetta, vediamo un po' che brano ci abbiamo in. Elvis, The Pelvis. Io l'ho trovata. È lui, eh? Sì, sì. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You bring a fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he
put his arms around her. He said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss, it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right? Che bello, eh? Che sì. Si può dire. E pensare che lo chiedono come testimone di nozze a Las Vegas. Sì, No, perché se vai a Las Vegas ci sono gli Elvis Presley, la sì. Marilyn Monroe che ti vengono a fare testimoni. Amici miei che ci sono stati hanno affermato che esistono questi personaggi che si travestono da loro. E va bene, andiamo avanti con questo interessante elenco di personaggi che famosi che hanno avuto a che fare con la legge. Beh, senza dubbio, parlando di Elvis Presley, come non citare un suo grande rivale, ecco. E cioè Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, Great Ball of Fire e altri successi, fu arrestato più volte, però l'arresto più clamoroso è quello che avvenne nel novembre del 1976, sì. Perché un guardiano della villa di Elvis Presley lo ferma davanti al cancello. Diciamo che nessuno lo aveva invitato. Ecco. E così gli chiede che cosa stesse facendo lì. E lui gli mostra una pistola e risponde che è venuto per ucciderlo. E quindi la polizia se n'è occupata. E beh, è un personaggio anche Jerry Lee Lewis, eh? Perché grande personaggio, grande pianista, grande tante cose, però ha anche un caratterino niente male. E poi ecco, nascere in un periodo che ti vede competere con Elvis Presley è difficile, beh, è tosta, è veramente tosta, insomma, da superare. Tosta. Però vedo, in effetti sono tutti, io capisco l'artista musicale, il creativo, che sono questi, hanno questi animi turbolenti, è così. Però l'attore io ancora devo capire com'è possibile che sia così turbolento. Secondo me a volte i troppi soldi danno un po' la testa, Forse sì, poi ci sono delle persone che sono nate dalla strada, e almeno lui afferma di essere nato dalla strada, è Mickey Rourke. Oh. Mickey Rourke, ma anche lo stesso Steve McQueen, no? E, diciamo che Mickey Rourke sicuramente ha avuto un passato burrascoso e soprattutto si è fatto notare dall'autorità giudiziaria statunitense per aver preso più volte a calci e pugni Carrie Otis, sua moglie, nonché modella degli anni 80, stupenda, beh, bellissima. È vero. Però, insomma, fatti non proprio encomiabili. No. Assolutamente brutte, no. Brutte storie. E lui ha avuto un passato come boxer, per carità, però, insomma, adesso ci ridiamo, insomma, però, ecco, la violenza sulle donne... Beh, poi è soprattutto un argomento di attualità di più, perché vediamo che il femminicidio... e violenza sulle donne sta occupando tanti spazi all'interno della cronaca, non solo locale ma nazionale. Assolutamente. Ci fermiamo qualche istante. Perfetto. Andiamo ad ascoltare le notizie di Civitavecchia e del Comprensorio. Avete ascoltato Radio Stella Città News. Avvocato, sono curiosa. Allora, so che molti attori e non solo artisti famosi sono stati fermati dalla polizia sotto stato per guida in stato di ebbrezza oppure per guida sotto effetti della droga, come non mi ricordo come sia il termine corretto quando guidi sotto la droga. Sì, sotto l'influenza di sostanze psicotrope, ecco. Sì, assolutamente. E chi è stato? E poi andiamo a vedere anche insieme, magari ricordiamo ai nostri ascoltatori quali sono le sanzioni. Sentite le mie dita che ticchettano, perché assolutamente basta che si beve un bicchiere di vino e assolutamente non guidate la macchina, questa credo che è la legge. Però entriamo nel merito, chi è stato arrestato?
Ma allora, diciamo, per beh, possesso... penso che l'elenco è lungo. Beh, eh? Sì, da Grinsia Slater a Johnny Cash, star del country, a Steve McQueen, guida in stato di ebbrezza, ma Steve McQueen, cioè, voglio una vita spericolata, voglio una vita con quella di Steve McQueen, è quasi per definizione. C'è sicuramente Boy George per possesso di droga. C'è poi il caso più famoso, no? Proprio che citavi anche te prima, è quello di Paris Hilton, no? Che ha fatto più scalpore perché è proprio di questi ultimissimi anni, insomma. Sì, ma poi lei è tutta precisina, tutta signorina, e poi alla fine. Lei, il 4 maggio del 2007, un tribunale di Los Angeles la condanna a scontare 45 giorni di carcere a partire dal 5 giugno, perché si era messa al volante. E perché il precedente 1 marzo, dopo la sospensione della sua patente di guida, in stato di ebbrezza, la donna in libertà vigilata era a bordo di una Bentley blu, cioè sostanzialmente aveva la patente ritirata e sospesa e si è messa alla guida lo stesso. E c'è stata tutta una bella querela giudiziaria con Paris Hilton, perché insomma possiamo immaginare una persona molto ricca, ereditiera, abituata ad avere tutto, che si ritrova a scontare le pene come un comune. Ma c'è andata in carcere? Beh, 45 giorni, che io sappia, se li ha fatti. Sì, ma che scontati. C'aveva la cella personale? Ah, forse queste cose non le sappiamo, chissà, però secondo chissà. Me chissà, o l'ereditiera che non si è comprata qualche spazietto pure dentro al carcere. Con quei soldi si può fare tutto. Però sì, c'è un caso fantastico che non è collegato all'alcol, alla guida, ma proprio non avere la patente. E non ci crederete mai, il buon Bill Gates, che qui possiamo vedere in questa foto, praticamente era, aveva giovane. 22 anni, e nel 77 viene arrestato nel Nuovo Messico per guida senza patente e per altre infrazioni di poco conto. Poi vengono subito liberati, vengono messi, viene pagata una cauzione, insomma il sistema americano è anche, sembra molto duro all'inizio, poi in realtà poi si paga una cauzione, si esce, cioè, ha delle... dei modi e delle modalità, ecco, che noi non sono consoni al nostro operato. Ma che succede quindi se io guido e mi faccio un bel bicchierone di vino? Se ti fai un bel bicchierone di vino in Italia, la materia è regolata dall'articolo 186 e 187 del codice della strada. Diciamo che se il tuo bel bicchierone con un bel bicchierone non arrivi a 0,8 grammi di alcol per litro, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 2000 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. Diciamo che è stata depenalizzata però la fattispecie, perché prima comportava diciamo un lato anche penale, adesso non più. Ok. E invece se il tuo bicchierone, un bel bicchierone, e superi 0,8 e vai a un livello non superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione prevista è dell'ammenda da 800 a 3200 e l'arresto fino a 6 mesi. Ecco. Unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a un anno. Ok. E quindi diciamo si sale al salire della tua percentuale di alcol nel sangue, fino ad arrivare poi al massimo, perché se il tuo tasso è superiore a 1,5 grammi per litro la quindi te ne sei fatti 2-3 dei bicchieri, diciamo pure di sì, di più. La sanzione è l'ammenda da euro 1.500 a 6.000 e l'arresto da 6 mesi a un anno. Qui la sospensione di guida va da 1 a 2 anni. Inoltre il veicolo viene confiscato, a meno che non appartenga al guidatore in stato di ebbrezza. Se infatti chi guida in stato di ebbrezza è persona diversa dal proprietario, al guidatore viene sospesa la patente per un periodo da 2 a 4 anni. Se si compie questo reato per due volte in un biennio, la patente di guida viene revocata. Quindi attenzione, per sempre. Lì potete chiamare l'avvocato. Devi fare le visite, devi riscrivere, devi andare a scuola guida, come se non l'avessi mai avuta. Devi fare dei nulla osta, insomma. È una cosa complicatina, quindi prudenza. Le leggi sull'alcol sono serie in tutte le parti del mondo. In Inghilterra sono
terribili. Io avevo qui, mi ero visto un po' di sì. cose su Inghilterra. Per curiosità, perché no? Guarda, l'Inghilterra è uno che dei paesi in Inghilterra, cioè tosti. Diciamo, tu vai alle 11 fuori pub e li trovi veramente a pezzi. Fortunatamente che a Londra funzionano i mezzi pubblici e ci sono i taxi a ogni angolo, perché se no veramente sì, no, farebbero piangere tante persone. Tante persone. E calcola che adesso ecco, il tempo è quello qui. Praticamente diciamo che la pena per i livelli meno gravi è 400 sterline di multa. Vi sono esempi di sospensioni che vanno fino a 18 mesi con tassi alcolemici accertati superiori a 1,2 grammolitro. Per una semplice guida in stato di ebbrezza il giudice applica una pena detentiva di 6 mesi ed una multa fino a 5.000 sterline, cioè sono oltre tanti. 6.000 euro. Cioè, e anzi c'è un dibattito in Inghilterra perché le considerano troppo miti queste pene. Addirittura? Sì. Vabbè, no, è giusto. No, addirittura no, è giusto, perché comunque sei un pericolo per la tua vita e sei un pericolo per la vita degli altri. Ti dico una cosa e poi se l'autore del reato è alla seconda violazione entro un periodo di 10 anni, sarà bollato come delinquente ad alto rischio. Ah. Calcola che da noi viene per i criminali più incalliti questa cosa. E per loro la patente viene sospesa per almeno 3 anni e potranno rientrare in possesso solo dopo aver esibito un certificato medico nel quale si dichiara la loro assoluta guarigione. Quindi da loro è prevista in modo veramente molto molto... Ma però se ci pensi è vero, perché sei un pericolo per te e per gli altri quando se tu sei ubriaco e ti metti alla guida di una vettura. Eh sì. Quindi non vieni considerato in questo modo e secondo me non ci vedo... Sì, cioè ti vuoi fare il bicchiere? Fallo, poi ti metti da una parte e dormi. Ma è sempre la solita discussione, no? Certo, quello che hai detto te è giustissimo. Si deve passare la serata in modo responsabile. Uno, se vuole bere, va in quattro in macchina, uno non beve durante tutta la serata. Certo. Ci si mette d'accordo e ritorna. E poi non è che non devi bere, cioè io da quello che so, il bicchiere di vino a pasto, se tu lo bevi mentre mangi e poi comunque dopo che hai mangiato passa un pochino di tempo prima che ti rimetti in macchina, non risulta, perché comunque nel momento in cui mangi assimili l'alcol, non è che vai a ti tolgono la patente per una cosa del genere o ti fanno una contravvenzione, no, perché se non risulta e ne risulta nei limiti non succede nulla. E un bicchiere io so che è consentito, se non sbaglio, a pasto, no, parliamo fuori pasto, che guarda, ci sono in tutti i pub e i ristoranti, io adesso poi non me li ricordo, ci sono quelle tabelle dove sì. ti fanno, cioè, il peso uomo donna, perché c'è una differenza di peso, di morfologia. Ecco, io non posso bere per niente perché sono piccola. Fa subito no, non mi fa effetto, però se tante volte vado a fare l'alcol test subito mi dicono sei ubriaco. No, allora ecco, magari fai la cena a casa tua, certo, oppure... ma infatti è la miglior cosa, oppure non prendi la macchina e vai a cena al ristorante a piedi, così se ti prendi una sbornia fai una bella camminata per smaltirla. Poi noi abbiamo la fortuna di vivere in una città piccolina e i locali del centro sono tutti ben concentrati. Non parliamo dei locali del centro. Lo so che tu soffri un problema di sonno. Ma non è sonno, hanno rotto la fontanella pubblica per la terza volta. Ah, incredibile. Cioè, hanno aperto un magazzino della frutta, che lì è il zona mercato. Hanno rotto le cassette della posta. Cioè, ma io dico, va bene che bevete, ubriacatevi, perché tutti se la sono presa la sbornia. Ma non andate. Cioè, quelle sono cose che non capisco. C'è proprio carenza di senso civico oggi come oggi. Beh, sì, un po' di sì. rispetto per gli altri. Vabbè, questa è una piccola parentesi. Quindi, se andate a sborniarvi, tenetevi la sbornia, non andate a vomitare davanti a un portone. Dio. Capito? Cioè, terribile, va bene, piccola parentesi. Invece andiamo a sentire o parlare di qualcosa di più. Ritorniamo al gossip. Ma diciamo che senza che intanto ecco spezzo un po', perché senza che risulti dal libro, se uno pensa all'autore famoso che più ha avuto problemi con l'alcol, uno non può pensare che a Charles Bukowski, diciamo col suo pseudonimo di Hank Chinaski. Penso che Bukowski abbia, non ce l'ho, ma lo so perché l'ho letto in altri suoi libri, abbia collezionato una infinità di arresti per ubriachezza molesta, per guida in stato di ubriachezza. È stato proprio
il principe degli arresti per guida in stato di ebbrezza. Però faceva parte un po' del suo personaggio e ho saputo che poi negli ultimi anni della sua vita ha bevuto un po' meno. Meno male. Sì, però ecco, era il suo personaggio e poi ha creato delle cose fantastiche anche sotto da ubriaco. Da... Beh sì, sì, lui ha scritto interi brani da ubriaco. Lui diceva che il giorno dopo poi per correggerli si doveva riubriacare, perché se li fossi andati a correggere da sobrio non ci si sarebbe ritrovato. E li avrebbe anche rovinati forse. Esatto, quindi meglio riubriacarsi. E... beh, diciamo per altri personaggi famosi, proprio che hanno fatto la storia anche della musica? Beh, qui non proprio per alcol, accuse molto particolari. E, vi dico questo e poi dopo vi leggo il nome. Arrestato presso l'ufficio dello sceriffo di Bergen County, nel New Jersey, era stato arrestato il 26 novembre 1938 con l'accusa di seduzione. Wow! Sì, sì, fantastico. Il dossier dell'FBI ci dice che dopo essere arrivato a fare promesse di matrimonio, ebbe rapporti sessuali con la querelante, che si trovava a essere una donna sola e di buona reputazione. E lui aveva tenuto un comportamento in violazione al codice riformato del 1937, pagò una multa di $1,500 e venne rilasciato, perché poi dopo qualche mese si scoprì che la querelante era maritata e venne cambiato il capo di imputazione in adulterio. Ah. E diciamo che questa persona qui, non so se lo conoscete, è un certo Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there are times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my
Sinatra, che onore, sì. Che onore averlo all'interno dell'angolo dell'esperto, una sua canzone, bellissimo. Però io so che vuoi parlare anche di qualcuno che ha voluto riproporre My Way, proprio questa canzone di Frank Sinatra, nel passato, non dipende dai gusti. Beh, può piacere o non può piacere, però l'originale è l'originale. Sì, l'originale è l'originale, poi Frank Sinatra, The Voice. È una voce straordinaria, ovviamente. Ovviamente legata ad una certa un certo periodo degli Stati Uniti, una certa America, una certa impostazione. My Way poi venne rifatta come cover anche dai Sex Pistols, in particolare da Sid Vicious. Sì. E Sid Vicious ebbe una storia, diciamo, sicuramente disgraziatissima, perché venne coinvolto nel 18 ottobre del 78 in un omicidio particolare, perché era l'omicidio della propria ragazza. Ah. Lui sostenne di aver trovato il coltello, di non ricordarsi più nulla. La ragazza venne trovata morta in un bagno di sangue. Lui ha sostenuto che la ragazza sarebbe caduta sul coltello, insomma. E appunto venne arrestato, però in attesa del processo. Poi 4 mesi dopo, a 21 anni, si suicida con una dose di, con un'overdose di eroina. Ecco. Quindi chiude la sua carriera brillante, ma a volte, ecco, disgraziatissima, con questo episodio molto brutto. Quindi sono sicuramente i lati meno, certo, meno simpatici. Mentre abbiamo scherzato uno su Robert Downey Jr., sullo stesso Frank Sinatra, anche per le sue vicinanze con ambienti così italo-americani, certo, un po' particolari. Mentre, beh, insomma, la storia di Sid Vicious è stata una storia triste, triste, assolutamente, sì. Torniamo assolutamente, sì, a parlare nuovamente di legge, di norme. Norme, sì, sempre inerenti alla guida, sì, sotto, sì, effetto alcol e droga. Ma vorrei citare all'interno, ecco, della normale legislazione in materia, si trovano sempre, ecco, delle non dico degli escamotage, perché non siamo qui a dare escamotage. No, no. Ma si trovano delle sentenze, delle interpretazioni della legge peculiari, a dir certo, poco, no? Che poi a noi avvocati possono tornare utili. Per esempio, c'è una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 21 maggio 2009, la 748. Sostanzialmente lo dico semplificato. Sì. Questa legge, non, cioè questa sentenza, in base a questa sentenza, gli operanti, la polizia, carabinieri, non potrebbero operare un controllo con l'alcol test sulla, sì, base di elementi sintomatici, vale a dire non potrebbero fermare una persona e, sentendo l'alito vinoso, vedendo che barcolla, che non è lucida, eccetera eccetera, sulla base di questi elementi poi fare l'alcol test. Perfetto, capito. Perché dicono, non sono indicativi del fatto che la persona potrebbe essere, sono troppo discrezionali. E ovviamente è un orientamento minoritario, è un tribunale di merito, quindi non è una Cassazione, insomma. Però, può essere contestabile, diciamolo, potrebbe essere, però, contestabile. Però può essere contestabile, del resto ha una sua giustificazione. Mettiamo che uno è così di carattere, scherza, ride, barcolla di suo, così azzardo, magari è un alito che potrebbe essere scambiato per vinoso, ma magari, che ne so, ho mangiato l'aglio, che ne so, non lo so adesso. No, guarda, io ti dico, una volta mi sono spruzzata la propoli perché avevo mal di gola. La propoli ha un po' di, sì, alcol. Mi avvicinai a dare un bacio a mia madre, ma che hai bevuto? Ma veramente mi sono spruzzata. Lo vedi, esatto. È un po' questa la ratio. Sì, è vero. No, ho fatto un esempio proprio evidente. Che hai bevuto? Che mi è toccata pure la strillata. Io le facevo vedere, mamma, ho mal di gola, la prova. Ubriacona, che mal di gola. Tutti così, dite voi. Tutti così. E poi un'altra invece è abbastanza particolare, perché questa è già più fondata come impostazione, non quell'altra, sì, non fosse, ma insomma è più strutturata. Esiste la circolare del Ministero dell'Interno, la 300/A/1-42175,
è lunghissima, 109 del 42 del 29 dicembre 2005, sì, che riguardo agli articoli 106 e 187 del codice della strada sostanzialmente va a dire questo: l'accertamento fatto con l'etilometro è un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile. Per questo viene previsto dall'articolo 354 del codice di procedura penale, terzo comma, e viene regolato da questo articolo. E per l'articolo 144 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale prevede l'obbligo, non della presenza del difensore, prevede l'obbligo di informare che si ha la possibilità di nominare un difensore. Quindi ci deve essere a verbale l'indicazione che l'operante ha informato la parte che, se vuole, può informare il proprio difensore. Ok. Perché se manca, sostiene questa circolare poi ripresa da varie sentenze, se manca saremmo in presenza di una nullità assoluta. Ok. E per tale non sanabile nel corso dell'intero procedimento. Ovviamente sì, una nullità di quelle di cui all'articolo 178 codice procedura penale, comma 1, lettera C. Ora io ho fatto un processo citando questa e mettendola in una memoria. Il giudice non ha accolto l'orientamento, assolutamente. Certo. Io poi, tra l'altro, l'avevo messa all'interno del rifiuto di sottoporsi al alcol test, che è preso al 187, che fa un rimando all'ipotesi più grave del 186 codice della strada. Quindi se ti rifiuti sostanzialmente vieni punito come se avessi avuto il tasso più alto, ecco, diciamolo in soldoni, no? Ti rifiuti, allora ti applico la pena più alta prevista, come se fossi già ubriaco. E ho provato a sostenere questa tesi con questa diciamo circolare, poi presa da un bel testo che avevo comprato di Angelo Ippoli, di Guida in stato di ebbrezza. Non è servito, non ha accolto questa tesi, quindi sì, possiamo anche citarla, rigidi, sì, possiamo giudici. Dire quello che vogliamo, citare cassazioni più particolari, ma poi a volte a torto o a ragione il giudice decide anche con un bel buon senso. Certo, immagino. Senti, pochi minuti sono rimasti, sì. Grazie per queste informazioni. Ultimo artista che l'ha fatta grossa. Con chi vogliamo chiudere? L'ha fatta grossa, secondo me. Beh, diciamo che abbiamo qui una bel capo di imputazione per eroina, marijuana, anfetamine e metanfetamine. Bene. Questo è l'inventario dell'ispezione che il 12 febbraio 1967 porta in carcere Mick Jagger e Keith Richard, entrambi di 24 anni, voce e chitarra dei Rolling Stones. E diciamo che questa band è stata molto vicina alla droga, all'eroina, ahinoi, e poi non solo, non, questo è il 67, nel 72 viene arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. E quindi concludiamo con loro? Concludiamo con una bellissima canzone. Stupenda, sì. Beh, chi non la conosce? Sta per arrivare, grazie avvocato Tagliaferri. Grazie a voi, grazie e a tutti. Al prossimo lunedì. Satisfaction, Rolling Stone. A domani.